Un cordiale saluto da Orlando Borini e benvenuti a Pianeta Sport. Oggi. Manca poco alla partenza del decimo trofeo Mirko Bechon. Siamo in compagnia con il primo cittadino di Gressan e con il presidente del Velo Gressan. Col primo cittadino di Gressan, il signor Michel Martinet. Allora, signor sindaco, una bella giornata di sport oggi. In questo contesto naturale, in questa bella cittadina. Vuole descriverci in primo luogo la sua cittadina? Sì, allora Gressan è un paese limitrofo ad Aosta, ha una quota che parte da circa 600 metri, arriva fino a 2700 metri, è un'estensione importante, quindi si presta proprio a molte iniziative sportive, questa è una delle principali. Il comune contribuisce a questa manifestazione ormai da anni, siamo orgogliosi di poter organizzare sul nostro territorio questa gara ciclistica. Gressan è conosciuta inoltre soprattutto nella stagione invernale con la nostra stazione turistica di Pila, una stazione che ha un'importanza ormai direi internazionale perché sul proprio territorio vengono organizzate delle gare importantissime di sport invernali di discesa. Però anche nel periodo estivo abbiamo avuto delle gare importanti, per esempio per quanto riguarda la mountain bike, dei campionati europei, un'unica tappa in Italia, quindi diciamo che la vocazione sportiva del nostro comune è sicuramente riconosciuta. Questa gara ormai è diventata molto importante, molto riconosciuta e infatti per il trofeo Bechon molti sono i partecipanti che vengono anche da fuori valle proprio per il prestigio che ormai ha ricevuto. Quindi molti concorrenti che, come diceva il sindaco, vengono da fuori valle e portano del turismo e sicuramente portano poi al loro ritorno a casa, portano una ottima impressione di questa valle e di questo paese. E ora parliamo con il presidente del Velo Gressan, Luciano. Esatto. Ormai siamo giunti al decimo trofeo di questo Mirko Bechon. Siamo partiti nel 2002, gara organizzata dal nostro sodalizio che è nato nel 1996 ed è costituito da circa una cinquantina di soci. Beh, un bel numero di soci, praticano immagino sia la disciplina del mountain bike che la disciplina su strada. Sì. C'è qualcuno che fa anche mountain bike, ma è un velo soprattutto che pratica bici da strada, quindi partecipiamo alle gare qua, alle cronoscalate e a delle Gran Fondo in giro per l'Italia, anche in Francia. E siamo con i corridori sulla linea di partenza di Ponsoa. Tantissimi corridori oggi qui ad onorare e ricordare lo sfortunato corridore Mirko Bechon, che ci ha lasciato prematuramente all'età di 26 anni. 148 atleti che tra poco si daranno battaglia sui tornanti che porteranno alla sommità di Pila, a un'altitudine di 1780 metri. Siamo al terzo chilometro della salita, da qui si può già vedere uno splendido panorama di questa splendida valle. Chilometro dopo chilometro ci regala emozioni a non finire. Mentre la gara si incomincia a delinearsi, al comando si è formato un gruppetto di 10 unità. Siamo alle spalle dei 10 corridori al comando della gara. Sono con il dorsale 101 Fulvio Magnaldi, con l'83 Lorenzo Alladio, con l'84 Luca Roberi, con il 96 Paolo Generali, con l'88 Roberto Napolitano, con il 113 Yuri Droz, con il numero 1 Alan Seletto, con il dorsale 56 Matteo Stacchetti e con il 43 Paolo Aramella. E ci siamo portati al traguardo volante che è posto a circa metà salita, sponsorizzato dal negozio Atelier Boldrin, a Gressan, rivenditore ufficiale Bianchi. La gara è entrata nel vivo, da qui in poi non ci si potrà più nascondere a ruota degli avversari. Volata tra due corridori, per primo passa Luca Roberi della società SC Ezio Bornia. In seconda posizione passa Matteo Stecchetti della società Cicli Lucchini. In terza posizione Alan Seletto della GS Miccoli Sport. Panorami a non finire oggi qua a Gressan, tornante dopo tornante ci avviamo verso la conclusione di questo decimo trofeo alla memoria di Mirko Bechon.
Dopo il traguardo volante si è ricompattato il gruppo, altri due corridori cercano di riportarsi sul gruppetto di testa e sono Emanuele Cairoli del team Carimate e Fulvio Magnaldi della UCI Ezio Bornia. Si sfalda il gruppetto di testa, perde il contatto con i primi, Alan Seletto, e sono in difficoltà anche Lorenzo Alladio, Yuri Droz e Luca Roberi. 50 metri più avanti un terzetto composto con il numero 96 da Paolo Generali della Biking Evolution, con il numero 56 Matteo Stacchetti della Cicli Lucchini e con il numero 43 Paolo Ramella della SD Biella Biking. Mentre in testa alla gara si è formata una coppia e si tratta di Roberto Napolitano della società Team Cinelli e di Mauro Porro della UCI Ezio Bornia. Siamo sui due corridori in testa alla corsa in queste stupende immagini. Giornata eccezionale, non si vede nemmeno una nuvola all'orizzonte. Da qua si può vedere nelle giornate limpide, come quella di oggi, il Monte Bianco e il Monte Rosa. Poco più di 6 km alla conclusione, al comando sono Roberto Napolitano e Mauro Porro. E c'è un incidente meccanico per Roberto Napolitano, salto della catena ed è costretto a scendere dalla bicicletta. Viene raggiunto dagli inseguitori Paolo Ramella e Paolo Generali. Cinque chilometri e mezzo alla conclusione, siamo sul terzetto che insegue il fuggitivo Mauro Porro. In questo terzetto c'è anche Roberto Napolitano che dopo lo sfortunato incidente meccanico sta salendo con Paolo Ramella e Paolo Generali. Il loro ritardo è di 15 secondi. Cinque chilometri alla conclusione, in testa c'è sempre Mauro Porro. In seconda posizione in rimonta il corridore della Cinelli Roberto Napolitano. In terza posizione Paolo Ramella, in quarta posizione Paolo Generali. Con un ritardo di 40 secondi arriva un altro terzetto composto da Lorenzo Alladio dell'UCI Ezio Bornia, Yuri Droz della Cinelli e Matteo Stacchetti della Cicli Lucchini. E siamo sul tratto più impegnativo della salita, qua le pendenze superano abbondantemente il 14%. Stanno salendo a fatica con un 39-23 per questi corridori che sono i migliori del gruppo. Mentre per i meno preparati dovranno salire con un 39-25 e 39-26. Testa della gara, Roberto Napolitano raggiunge Mauro Porro e si riforma la coppia al comando, quando mancano 3 km e mezzo alla conclusione. Con 20 secondi di ritardo ci sono Paolo Ramella e Paolo Generali. Tre chilometri alla conclusione, c'è un allungo di Roberto Napolitano, si alza sui pedali Mauro Porro e tenta di riportarsi sotto. Bello allungo del corridore della Cinelli, dopo aver inseguito per 3 chilometri tenta di staccare l'avversario di Luci Ezio Bornia. Ma dopo un centinaio di metri si riforma la coppia alla comando. Oramai siamo nelle fasi finali, quasi 15 chilometri di dura salita alle spalle, ma danno ancora spettacolo questi due corridori. E riparte di nuovo Roberto Napolitano, allunga, cambia rapporto, ora sta salendo con un 39-18, mentre Porro sembra non averne, però la sua pedalata è sempre ad alte frequenze, ora sta pedalando con un 39-21. E ci siamo portati alle spalle dei due inseguitori, Generali e Ramella, ma negli ultimi 2 chilometri il loro ritardo è aumentato in questo momento di 30 secondi. E siamo al cartello dell'ultimo chilometro, Mauro Porro si è riportato alla ruota di Roberto Napolitano. Solamente 1000 metri all'arrivo di questa splendida gara che dà emozione a non finire. Con la maestrale organizzazione del Velo Gressan che quest'anno è riuscito a fare il record di iscritti per questa 10ª edizione del trofeo alla memoria di Mirko Béchon. Don't forget.
500 metri alla conclusione, ora prova all'allungo Mauro Porro, ma gli risponde bene Roberto Napolitano. Scatti e controscatti in questo finale di gara, veramente emozionante. E cerca di ripartire Napolitano, ma lo bracca bene Porro. Ultimo tornante di questa salita, Gressan Pila. Poi vi sarà un rettilineo di 100 metri, curva a sinistra, dove si entrerà nel rettilineo finale. E vediamo nel riquadro in basso a destra il pubblico che sta già aspettando per applaudire questi due corridori che hanno dato vita a una splendida gara. E siamo sul rettilineo finale, Roberto Napolitano agli ultimi 300 metri allunga sul bravo Mauro Porro, che però non può far nulla su uno scatenato Roberto Napolitano, che così va a vincere questa decima edizione del trofeo Mirko Béchon, con il tempo di 54 minuti e 38 secondi all'ottima media oraria di 22. In seconda posizione, con un ritardo di 9 secondi, conclude Mauro Porro. E concludono la loro fatica anche Generali e Ramella, con un ritardo dal vincitore di 37 secondi. Quinta posizione termina Lorenzo Alladio con un ritardo di 1 minuto e 56. Alle sue spalle in sesta posizione finisce Matteo Stacchetti. In settima posizione Yuri Droz del team Cinelli con un ritardo di 2 minuti e 05. In ottava posizione il portacolori del team Carimate, Emanuele Cairoli, con un ritardo di 2 minuti e 22. In nona posizione Luca Roberi, dopo aver vinto il traguardo volante a metà salita, cede nel finale, arriva con un ritardo di 2 minuti e 44. In decima posizione Fulvio Magnaldi con un ritardo di 3 minuti e 09. Alle sue spalle il portacolori della GS Miccoli, Alan Seletto, con un ritardo di 3 minuti e 17. Siamo con Roberto Napolitano, primo assoluto dopo una vincente testa a testa con il secondo arrivato. Tu sei biellese, classe 1968. La gara come si è svolta? Sei partito forte, sei arrivato forte oppure hai dosato le forze? No, sono partiti a un buon ritmo, c'era il mio compagno di squadra che ci era messo d'accordo, che faceva lui l'andatura finché ne aveva, e mi ha portato fuori in gruppetto di una decina, e poi da lì c'è stata una selezione da, diciamo, selezione da dietro. Al traguardo volante è cominciato proprio i primi scatti e siamo rimasti in un gruppettino davanti. Dopo un paio di miei scatti siamo rimasti io e Porro. Andavamo su tranquilli, regolari, e lui dandoci i cambi, e poi a me è caduta la catena e ho dovuto fermarmi, scendere, risalire, e ho dovuto recuperare un attimo. Quando sono rientrato di nuovo su di lui ho fatto una gran fatica, per rientrare su di lui una gran fatica. E ho provato a staccarlo prima, ma le gambe un po' cedevano e ho detto ma è meglio aspettare gli ultimi 500 metri per dare tutto quello che ho, e così ho fatto. La condizione comincia a tornare dopo le ferie. Ed è tornata alla grande. Sei biellese di quale paese? Esattamente, Occhiappo Superiore. Occhiappo Superiore, quindi non mancano le salite, quindi la salita è il tuo pane naturale, il tuo alimento quotidiano. Quante volte ti alleni al giorno? Alla settimana, mi alleno 6 volte alla settimana, facendo, come dice lei, sempre, quasi sempre salita. Da tanti anni corre in bici? Ma mi sembra il primo tesserino l'ho fatto nel 96, quindi una quindicina d'anni mi sembra più o meno, sì. E questa salita già la conosceva? Sì, la conoscevo, sono sempre venuto a farla, a parte gli ultimi 2-3 anni che combinazione la fanno sempre la domenica in cui io parto per le vacanze. Quest'anno le vacanze le ho fatte un mese prima, quindi oggi niente, ero qua a casa, bel posto, bella giornata, bella gara, sono tornato a farla perché mi piaceva. Quindi complimenti per la prestazione, per il prossimo futuro quali sono gli obiettivi? Io diciamo che il mio calendario faccio solo gran fondo e nel tempo libero che mi rimane, se ho qualche domenica libera, vengo a fare queste gare qua in salita perché mi piace, e settimana prossima ricomincio nel gran fondo, faccio il gran fondo Altalanga,
e poi via quelle di fine stagione, sperando nel meglio. Allora un grosso in bocca al lupo e di nuovo complimenti per la prestazione e per la vittoria di oggi.